Nel 1991, la scrittrice di origine libanese Dominique Day, con il sostegno della Fondazione Hariri, crea una missione fotografica con l'obiettivo di documentare il centro di Beirut, devastata dalla guerra civile combattuta in Libano tra il 1975 e il 1990, tra la componente cristiana e quella musulmana. Con Gabriele Basilico vengono invitati René Burri, Raymond Depardon, Fouad del Coury, Robert Frank e Joseph Kudelka. Nel 2003 la rivista di architettura Domus propone a Basilico di ritornare a Beirut per documentare la ricostruzione della città attraverso vedute urbane corrispondenti alle riprese fotografiche realizzate nel 1991. Basilico ritornerà a Beirut nuovamente nel 2008 per l'apertura di una sua esposizione al Planet Discovery Center. È l'occasione per riprendere il lavoro di documentazione sulla ricostruzione della città, senza limitarsi al centro storico, ma indagando anche l'area metropolitana e le periferie. Passano 3 anni e su incarico della Fondazione Solidaire, Basilico partecipa a una seconda missione fotografica con l'obiettivo di costituire un archivio visivo che testimoni lo sviluppo della città. Dopo Fouad del Coury e Claudius Luban nel 2009, Robert Polidori nel 2010, Basilico nel 2011 ritorna così a Beirut per la quarta volta. Qui vengono proposte 2 selezioni di immagini, in bianco e nero e a colori, rispettivamente del 1991 e del 2011. Nel 1991 Basilico lavora a Beirut per 3 settimane, tornando in Italia con 560 fotografie in formato 10x12. La città si presenta come un cimitero dormiente. Il perimetro assegnato ai fotografi è quello del centro storico, ancora non del tutto bonificato dalle mine e dalle bombe rimaste inesplose. Basilico ricorda il sentimento di paura misto a una strana eccitazione che lo accompagnò nella composizione di quello che lui stesso definì lo stato delle cose, un'esperienza diretta del luogo affidata a una libera interpretazione. La Beirut del 2011 è, al contrario, una città in fermento, di cui sembra potersi percepire il brusio incessante dei lavori in corso, proiettata dal centro verso il mare e le periferie, un luogo ove le cicatrici della guerra paiono ormai quasi del tutto rimarginate, assorbite dalla nuova pelle della città che il fotografo milanese registra spesso affidandosi ad ampie vedute.